tante domande, ma cerco di memorizzarne qualcuna per dare la risposta adeguata. Io penso che un progetto, come era chiamato te, si parla di progetto e di dire che obiettivi si prefigge un progetto. Bene. Io gli obiettivi l'ho già detto, ho detto che stiamo ripartendo per un altro ciclo, lo abbiamo detto che lo abbiamo voluto fare scegliendo un allenatore italiano riconosciuto di livello importante da tutti. Bene. Lo abbiamo fatto cercando, come ho detto prima, di italianizzare quanto più possibile la nostra rosa. Se poi tu mi dici ma sono andati via alcuni nazionali, quanti sono stati sostituiti, quali sono i nazionali che sono stati sostituiti, ma io basterebbe, la mia risposta sta soltanto nei nomi che ho già detto inizialmente, ripeterlo. Ti ho detto, abbiamo tenuto un portiere come sportiero, abbiamo nei marcatori tenuto a Story, abbiamo affiancato Ugo, Pezzella, Milenkovic, nei centrocampisti abbiamo tenuto Baleri e Saponara, l'abbiamo affiancato Beretù, a Benassi ed Essery, Benassi è un capitano della nazionale Under 21, Essery che è arrivato terzo con il Nizza, Beretù è stato campione del mondo Under 20. Con gli attaccanti o esterni offensivi a Chiesa nazionale, abbiamo affiancato Gil Dias, un nazionale Under 21, a Babacar abbiamo affiancato Simeone, è un attaccante che ha fatto 35 gol negli ultimi 3 anni come Perù. Noi abbiamo cercato di dare a questo nuovo progetto questo tipo di impronta. Stiamo mettendo le basi e le fondamenta. E te l'ho detto già, dicendoti che un club, una proprietà, ci tiene attraverso la lettura di quello che fa, se ci tiene o non ci tiene. Non va ad investire 16 milioni di euro su questi russi sconosciuti, non li va ad investire. Poi gli altri che sono stati investiti, attenzione, perché Benassi è un investimento, è un titolare della nazionale, capitano della nazionale del 21. Simeone è un giocatore che 95 che tutta l'Italia ha inseguito, senza dirti gli altri giocatori che ti ho detto. Ognuno ha diritto di giudicare il nostro lavoro, ognuno ha diritto di giudicarlo. Io vi chiedo soltanto di essere non comprensibili perché vogliamo chiedere commiserazione, no. Noi abbiamo cercato di lavorare per cercare, attraverso l'input della nostra proprietà che tiene a cuore la viola, perché vi ho detto non ci siete soltanto voi che avete a cuore la viola, ci siamo anche noi. Io mi sento viola, mi sento da 10 anni, quindi avverto pure io quello che avvertite voi, di cercare di fare sempre il meglio. E lo avverte ancora di più la mia proprietà che da 15 anni che ci sta qui e che ha fatto tanti sforzi. Abbiamo fatto i nostri errori, però tra errori e benefici andiamo a giudicarci quali sono stati i benefici e quali sono stati gli errori. E su questo ripartiamo, se è possibile, tutti insieme, perché abbiamo bisogno di ripartire tutti insieme, perché avete visto lo scorso anno che tu fai riferimento al mio contratto. Guarda, il mio contratto non è importante, il mio contratto, io sono 42 anni che faccio questo lavoro, direttore sportivo 42 anni, non c'è, credo, al mondo nessuno che abbia 42 anni di direttore sportivo, quasi 600 partite in Serie A, 800 nelle altre categorie. Mi sento però tanta ancora energia e tanta passione, mi sento però alla fine di un viaggio. E il mio viaggio finirà non perché c'è un contratto che la mia proprietà mi ha fatto e che Diego mi ha detto tu andrai in pensione quando andrò via io, perché pure a me mi è sembrato un'esagerazione. Non l'ho chiesto io,
va bene, perché io ho il mio contratto, la mia vita nel calcio non terminerà quando, perché ho il contratto. Può darsi che può finire nel 2030 come può finire anche prima, e non sarà un contratto, è una scelta che ha fatto la proprietà, l'ha fatto forse a differenza di quello che pensi te come risultati, se non si è arrivati in Europa per 3 punti, forse la colpa non è stata soltanto di Corvino, va bene? Può darsi che è stata anche per le divisioni che ci hanno accomunato durante la stagione, quindi che oggi, che se siamo ultimi in classifica, non è che figlio perché abbiamo sbagliato a comprare Pezzella o GDS o coso. Il lavoro di un dirigente, l'azienda lo giudica tenendo conto di tante cose, non soltanto se fa 100 milioni di euro di attivo, ma tiene conto di tanti aspetti.